Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dignare me, laudare te, Virgo Sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Amen. Cari amici, cari fratelli e sorelle, questi giorni santi dovrebbero essere giorni per noi tutti cattolici e non solo cattolici, di gioia, di letizia e di tranquillità. Eppure, questo non è possibile. Anzi, sono proprio questi giorni di santa letizia che devono essere disturbati da coloro che, pur non credendo in ciò in cui i cattolici credono, devono però trovare il modo di offendere pubblicamente la fede di milioni di persone, la fede di milioni di persone. Mi riferisco purtroppo a quello che il 24 dicembre Roberto Saviano, giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano, si è permesso di dire sulla sua pagina Facebook. Di questo ha dato notizia tra i blog cattolici Aldovalli, non spendendo grandi commenti, anche perché non sono necessari grandi commenti per capire l'insulsaggine e il poco gusto, oltre alla bestemmia per chi è cattolico, ma anche il poco gusto per chi non è cattolico e si trova a leggere parole del genere. Sembra oramai diventata una moda, un classico, ogni Natale tra presepi strani, dei più strani possibili, e tra insulti a Gesù, alla Madonna, insomma, non manca mai qualche personaggio che prende spunto proprio da questi sacratissimi avvenimenti e sacratissime verità di fede che i cattolici contemplano in questi santi giorni, per poter trovare modo di dissacrare spingendosi fino alla blasfemia. Nei giorni scorsi abbiamo visto la festa intitolata Immacolata Contraccezione, Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose, con quella immagine che non descrivo per rispetto alla Santissima e alla Purissima e che però tutti voi sapete. Poi il film satirico su Gesù, e anche qui non oso ripetere quello che questo film propone. Adesso ci troviamo davanti a un pensiero, a un pensatore liberale che pur non credendo deve trovare il modo di dissacrare, di offendere. Se questo fosse successo con un musulmano, se fosse stato oltraggiato Maometto, se fosse stata oltraggiata la tradizione musulmana, ma se fossero stati oltraggiati gli induisti o qualsiasi altra religione o filosofia di questa terra, vedete che si sarebbero levati in massa tutti quanti a difendere ciò in cui credono. Non ho capito perché, quando si tratta di cristianesimo, quando si tratta di Gesù Cristo, quando si tratta delle verità della fede cattolica, non si interviene. Intervengono in pochi, quei pochi che trovano il coraggio, la forza e la voglia di difendere la propria fede. In certo senso, noi siamo sempre mal disposti ad offrire l'altra guancia per perdonare i nostri offensori quando si tratta di noi stessi. Quando si tratta di offrire la guancia di Dio, siamo tutti molto facili a farlo. Ma in realtà, i veri discepoli di Gesù, in realtà, i veri apostoli del Signore, i suoi veri figli, oggi devono essere, soprattutto oggi, i suoi difensori. Non possiamo tollerare più che Gesù Cristo, la Madonna, i santi, la nostra santa fede sia oltraggiata pubblicamente. A oltraggio pubblico deve far seguito omaggio pubblico. A blasfemia pubblica deve far riscontro un atto di riparazione pubblica, che sia con la preghiera, che sia con un discorso, che sia con un atto di indignazione, ma a ciò che pubblicamente offende la fede,
i cattolici devono sentirsi impegnati a difendere pubblicamente il Signore. Roberto Saviano ha scritto queste poche ma vergognose parole sulla sua pagina Facebook. Stanotte la nascita di un bambino nato tra contrazioni, dolori e sangue come tutti, da una madre carica di una responsabilità troppo grande come tutte le madri, con un padre spaventato, incerto su ciò che è giusto fare come tutti i padri, nato povero in una famiglia costretta dalla burocrazia del censimento a un viaggio sfiancante, celebro la nascita del Gesù uomo che come tutti viene scaraventato senza chiederlo nella vita e che a guardarlo così mi fa sentire meno solo. Buon Natale. Dio mi perdoni se ho osato ripetere queste parole. Se l'ho fatto e lo faccio, è solo invece per dire pubblicamente a tutti che io, in nome di tutti i cattolici del mondo, in nome e in difesa della santa fede cattolica, in difesa dell'onore di Gesù, vero Dio e vero uomo, in difesa dell'onore di Maria Santissima, Madre di Dio, Immacolata e Sempre Vergine, prima, durante e dopo il parto, e di San Giuseppe, Santissimo Sposo di Maria e Padre Custode di Gesù, io condanno queste parole blasfeme che sono state pronunciate pubblicamente da uno scrittore, quale Roberto Saviano. Io a queste affermazioni, in nome e in rappresentanza di tutti i cattolici del mondo, dichiaro di credere, secondo l'insegnamento immutabile e dogmatico della fede cattolica, che Gesù Cristo non è solo uomo, ma vero e unico Dio, oltre ad essere uomo. Con il Concilio di Calcedonia, 451 d.C., io dichiaro, seguendo i santi padri all'unanimità, noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e del corpo, consostanziale al Padre per la divinità e consostanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine e Madre di Dio secondo l'umanità, uno e medesimo Cristo Signore unigenito, da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata anzi salvaguardata la proprietà di ciascuna natura e concorrendo a formare una sola persona ipostasi. Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio unigenito, Dio, Verbo e Signore, Gesù Cristo, come prima i profeti e poi lo stesso Gesù Cristo ci hanno insegnato di Lui e come ci ha trasmesso il simbolo dei padri. Le parole di Saviano offendono anche implicitamente la maternità divina. Gesù solo uomo, la Madonna solo donna, partorito come tutte le donne, dunque non è madre di Dio, secondo Saviano. Io con il Concilio di Efeso, 431 d.C., proclamo: noi quindi confessiamo che il nostro Signore Gesù, Figlio unigenito di Dio, è perfetto Dio e perfetto uomo, composto di anima razionale e di corpo, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, nato per noi e per la nostra salvezza alla fine dei tempi dalla Vergine Maria secondo l'umanità, che è consostanziale al Padre secondo la divinità e consostanziale a noi secondo l'umanità, essendo avvenuta l'unione delle due nature, perciò confessiamo un solo Cristo, un solo Figlio, un solo Signore, conforme a questo concetto di unione inconfusa
Noi confessiamo che la Vergine Santa è Madre di Dio, essendosi il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, ed avendo unito a sé, fin dallo stesso concepimento, il Tempio assunto da essa. Tuttavia, l'offesa più grave inferta da questo post di Saviano è contro la verginità in partu della Vergine Santissima, la verginità durante il parto. La verginità della Madonna prima, durante e dopo il parto è dogma cattolico, proclamato dal secondo concilio di Costantinopoli 553 d.C., per cui con il Sacro Concilio, io proclamo a nome di tutti i cattolici del mondo. Se qualcuno non confessa che due sono le nascite del Verbo di Dio, una prima dei secoli dal Padre, fuori dal tempo incorporale, l'altra in questi nostri ultimi tempi, quando Egli è disceso dai cieli, si è incarnato nella Santa e Gloriosa Madre di Dio e sempre Vergine Maria, ed è nato da essa, sia anatema. Il Sacro Concilio, con le parole sempre vergine, afferma di fatto la triplice verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto. Il dogma della verginità perpetua di Maria afferma che l'integrità fisica di Maria non fu lesa all'atto del parto. Come nel concepire, così anche nel partorire, la sua integrità virginale rimase intatta. Il modo in cui partorì ebbe quindi un carattere straordinario, in particolare rispetto alla verginità nel parto. Esistono testimonianze ancora prima del dogma, dai santi padri, dalla liturgia. Sant'Ambrogio e San Girolamo riferiscono al parto virginale di Maria il passo del profeta Ezechiele che parla della porta chiusa, Ezechiele 44, versetto secondo. L'Eterno mi disse, questa porta rimarrà chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore, Dio di Israele, perciò resterà chiusa. San Girolamo e San Giovanni Damasceno fanno lo stesso col passo di Isaia, sul misterioso parto senza dolori, Isaia 66, versetto 7, prima di provare i dolori ha partorito, prima che le venissero i dolori ha dato alla luce un maschio. San Girolamo riferisce al beatissimo parto della Vergine Maria il celebre passo del cantico sul giardino chiuso e la fonte sigillata. Giardino chiuso, tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. Dal canto suo la liturgia cattolica afferma solennemente questa verità di fede. Nei responsori della quinta lezione del mattutino della festa del Natale si dice «cuius viscera», cioè di lei, «intacta permanent». E in quelli della ottava lezione della festa della circoncisione «peperit sine dolore», cioè «partorì senza dolore». Il Doctor Angelicus, San Tommaso d'Aquino, spiega in un suo articolo della Summa Teologica perché Maria Santissima era conveniente che rimanesse vergine anche durante il parto. Senza alcun dubbio, dice San Tommaso, dobbiamo affermare che la madre di Cristo fu vergine anche nel parto, poiché il profeta Isaia non dice solo ecco la vergine concepirà, ma aggiunge e partorirà un figlio. Cioè, mentre rimase vergine, partorì. E ciò era conveniente per tre motivi, dice San Tommaso. Primo, perché si addiceva alla proprietà personale del Verbo di Dio che nasceva. Infatti, il Verbo mentale non solo viene concepito senza alterazione della mente, ma anche esce da essa senza corromperla. Per dimostrare quindi che quel corpo apparteneva allo stesso Verbo di Dio, era conveniente che nascesse dal seno incorrotto della Vergine. Secondo, ciò era conveniente dalla parte del fine dell'incarnazione di Cristo. Infatti, egli venne a togliere la nostra corruzione. Non era quindi opportuno che nascendo corrompesse la verginità della madre. Dice infatti Sant'Agostino, non era giusto che violasse l'integrità con la sua nascita colui che veniva a sanare la corruzione.
E terzo, era conveniente che colui il quale aveva comandato di onorare i genitori, nascendo, non menomasse l'onore della madre. Questa è la nostra fede, la fede dei cattolici, è la fede della Chiesa. Noi ci gloriamo di professarla, di difenderla. A lode e gloria di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen. E l'articolo di Valli, in cui ricordava questo post blasfemo di Saviano, si conclude con queste parole. Se l'immagine offensiva è blasfema, perché accompagnata alle parole c'era anche un'immagine che non oso menzionare, non oso descrivere, per quanto è vergognosa e per quanto offende la Madonna e di conseguenza la fede dei cattolici, dice Valli, trovo il commento assurdo e non mi sembra neanche il caso di spenderci troppe parole. Ciò che mi preoccupa è che questo desiderio smodato di ridurre Gesù alla sola dimensione umana, di certo non nuovo e tipico di molti non credenti, in realtà ossessionati dalla figura di Cristo, trova oggi nuovo slancio a causa della predicazione di una Chiesa che a sua volta fa di tutto per nascondere la dimensione divina di Gesù. Non lesiniamo preghiere di riparazione. Io invece ho voluto aggiungere qualcosa in più. Per questa fede, che va a toccare del resto proprio i fondamenti del cristianesimo, la divinità di Cristo, la maternità della Vergine Santa, la sua perpetua verginità. Per questa fede i martiri di ogni secolo, i martiri di tutti i tempi hanno dato il loro sangue. Per questa fede i confessori hanno vissuto una vita santa e libata, ricolma di ogni virtù. Per questa fede i veri credenti, i nostri fratelli e sorelle, ora assunti nella gloria, non hanno avuto paura di nessuno, di nessun uomo e di nessuna donna. Noi dobbiamo difendere Gesù. Noi, cari amici, dobbiamo difendere la nostra fede. Noi dobbiamo far sentire la nostra voce. Non accettiamo che sia offeso il nostro Creatore e Salvatore, colui che ci ha dato la vita e colui che ci ha aperto le porte del Regno dei Cieli. E in questo Natale la nostra risposta di amore riconoscente alla sua venuta in mezzo a noi vuole essere anche un amore difensivo, un amore riparatorio. Santo Natale a tutti, sempre siano lodati Gesù e Maria. Amen.